Quanto manca al rosso? Chissà quante volte ce lo siamo chiesti sul bordo del marciapiede prima di attraversare la strada. Adesso lo dice il semaforo. È stato montato su Via dei Fori Imperiali il primo semaforo salvapedoni della capitale, proprio accanto alla fermata Colosseo della metro B. La posizione, vicino a una delle fermate più utilizzate dai turisti, non è casuale. Il meccanismo, al posto del classico disco arancione, ha un timer ben visibile al pedone, che indica quanti secondi mancano al segnale di stop. Il semaforo salvapedoni è ancora in fase di sperimentazione, un periodo di prova che durerà 6 mesi. Altri apparecchi simili saranno montati su via del Policlinico, in piazza Risorgimento e a Valle Aurelia. Roma come New York, Boston e Chicago dunque, città nelle quali il semaforo salvapedoni è attivo da tempo, con buoni risultati nella riduzione degli incidenti che coinvolgono i pedoni intenti ad attraversare la strada.